Buongiorno e bentrovati a tutti, nuovo appuntamento con la rassegna stampa di Sardegna Live. Iniziamo subito con l'Unione Sarda che titola: Sindia, Cosso, 10 miliardi di lire e chiusa lo scandalo della strada costruita su una sorgente. L'editoriale a firma di Francesco Cesare Casula, l'inno del Mannu era servile, lo storico e le ribellioni morbide. Cappellacci Pigliaru, confronto fisco, burocrazia e imprese, duello in Confindustria, Murgia serve un'agenzia sarda delle entrate. E poi ancora Cagliari, porto bloccato, bocciato il piano regolatore. Foibe, una medaglia all'ufficiale di Tresnurages. A Cagliari, rifugiati politici residenti in comune. Villa Massargia, ragazzo pestato, individuati 6 coetanei. All'Oceri invece, blitz alle poste, i banditi rapinano la direttrice. Lo scontro, governo Monti, Napolitano sotto attacco, Renzi Berlusconi, gemelli diversi della politica italiana. E poi ancora basket, il trionfo della Dinamo ad Ankara con la Coppa. Andiamo avanti, proseguiamo con il Corriere della Sera che titola: tensione più alta, il premier e il duello con il segretario, non mi dimetto, Letta, situazione insostenibile, il Quirinale media con Renzi. Napolitano, nessun complotto, Forza Italia e Grillo attaccano, il PD agisce nell'interesse del paese. Dopo la ricostruzione di Friedman sul Corriere, sui mesi che precedettero la caduta di Berlusconi. E poi andiamo avanti, il voto svizzero che chiude agli stranieri, frontalieri, ci sarà bisogno di noi. Il Papa festeggia con 25.000 fidanzati, iniziativa per San Valentino, la motivazione, vogliono amarsi per sempre. Andiamo a chiudere con la Repubblica, Forza Italia attacca Napolitano, complotto contro Berlusconi, il Quirinale, solo fumo, Renzi 2 ore al Colle. Polemica dopo la ricostruzione degli incontri con Monti nell'estate del 2011, l'asse della destra con i 5 Stelle, Letta, non mi dimetto. Carceri, appalti sospetti, un dossier in procura. E poi Marò, l'Europa contro l'India, inaccettabile l'accusa di terrorismo, nuovo rinvio del processo. Con questa notizia si chiude qui il nostro appuntamento con la rassegna stampa di oggi. A voi tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.